Ciao ragazze, allora nuovo video. Per prima cosa mi scuso per il mio aspetto, infatti ho realizzato semplicemente parte della base viso e ho messo un gloss sulle labbra perché oggi andremo a provare insieme alcuni prodotti della Trend Edition Essence, disponibile appunto in questi giorni sia in tutti gli stand Essence, quindi da OVS, scarpe e così via, ma anche online. Vi parlo nello specifico della nuova limited edition Into the Snow Glow, che sarà disponibile tra i mesi di febbraio e marzo. Sono rimasta molto colpita da questa trend edition, quindi ho deciso di parlarvene appunto in un video, anche perché ho visto che tantissime di voi hanno acquistato questi prodotti e mi hanno chiesto anche un parere nei direct di Instagram. È composta sia da prodotti make up che da prodotti skin care. In primis ho trovato il Into the Snow Glow Glitter Peel Mask, ossia una maschera peel off 01 Hello Winter. Praticamente questa è una maschera viso completamente trasparente che deve essere applicata evitando naturalmente il contorno occhi e il contorno labbra, e vedrete che ha un aspetto sia appunto trasparente ma anche piena di glitter. Sinceramente ero molto propensa ad acquistare questa maschera viso. Leggendo gli ingredienti del prodotto ho visto che contiene PEG e non ha assolutamente un buon inci, soprattutto perché appunto oltre l'acqua tra i primi ingredienti troviamo anche l'alcol denaturato, quindi non ha un grande effetto purificante, astringente come tantissime altre maschere più o meno dello stesso prezzo che si possono trovare in commercio. Quindi ragazze, secondo me è più una maschera carina da vedere, ma non ha un granché effetti sulla pelle. Ho quindi bypassato l'acquisto. E stessa cosa, non ho preso neanche lo Sugar Face Scrub. Alla fine questo è uno scrub molto carino, molto simile alla maschera, però naturalmente è uno scrub in gel. Come ogni scrub va applicato uno, massimo due volte a settimana, prima di applicare la crema viso e a pelle pulita. L'unica cosa, ragazzi, è che più o meno per lo stesso principio della maschera precedente, questo scrub purtroppo contiene dimeticone, quindi alla fine ho deciso di non acquistarlo. Una pochette molto carina che ho trovato nell'espositore è questa di cui vi lascio la foto qui, che ha anche un prezzo ottimo. Ma passiamo ora, secondo me, ai due pezzi forti della collezione, e sono naturalmente due pennelli. Troviamo infatti un pennello per blush e illuminante e un pennello occhi. Naturalmente non mi sono fatta scappare l'occasione e ho deciso di acquistarli entrambi, più che altro per il prezzo, sinceramente, perché comunque so che la qualità dei pennelli Essence è molto molto alta e hanno un prezzo, ragazzi, in questo caso davvero molto ragionevole. Con lo scontrino alla mano vi dico bene tutto. Per prima cosa vi faccio vedere, ragazze, il packaging, che è qualcosa di spettacolare. Questo nello specifico è il pennello blush e highlighting, pensato sia per applicare il blush, che vedete in questo caso non ho applicato, ho messo solo la terra, che, cioè, ragazzi, è spettacolare, che naturalmente per applicare l'illuminante in polvere. Questa era la confezione esterna, quindi anche ben protetto, e è il numero 01 Brr. Il manico è davvero molto bello, diciamo non è regolare, vedete, ha tutte queste striature trasparenti e dei brillantini sul grigio all'interno, e inizia più grande e termina a punta. Le setole sono rosa. Questa cosa, diciamo, che non mi piace moltissimo, perché so che i pennelli con le setole chiare tendono sempre a sporcarsi molto più facilmente. Come pennello non lo vedo tanto ottimale per applicare l'illuminante, perché comunque, cioè, ragazze, rendetevi conto che è enorme. Invece secondo me è ottimo per applicare il blush. Ha un prezzo di
3,79 euro, quindi se è come tutti gli altri pennelli Essence, che ha comunque una qualità ottima, secondo me è un ottimo affare. Ho pensato con questo pennello di fare in questo modo, visto che comunque diciamo è riportato sulla confezione che è adatto sia all'illuminante che al blush, ho deciso di applicare con voi sia l'illuminante che il blush. Come illuminante provo con voi il Beauty Big Bang Highlighter numero 01 Rainbow Highlighter. È un illuminante rainbow, cerco di utilizzare solo una parte di modo che diciamo l'altra mi rimane pulita per applicare il blush. Beh ragazze, io direi che funziona egregiamente sia l'illuminante, perché comunque vedete è molto rainbow, anzi tende un pochettino al grigio, sia il pennello, anche se è un pochettino, vedete, troppo grande. Però il pennello fa il suo dovere perché comunque si vede molto bene. Vado anche in quest'altra parte del viso. Il pennello per illuminante, devo dirvi che non mi dispiace assolutamente. Il colore dell'illuminante non è un granché, però adesso andiamo a sistemare tutto applicando sempre con questo pennello il blush. Ho deciso di applicare questo blush di Ycon della collezione Ycon Lucille Veggielicious, è nello specifico il Veggie Cheeks numero 02 Isabelle, un colore che mi è piaciuto subito, molto shock. Con la parte pulita del pennello prelevo prodotto. Devo dirvi che il pennello sfuma abbastanza bene, anche il blush, anzi quasi quasi preferisco con questo pennello applicare il blush, come vi avevo detto anche a inizio video, che l'illuminante, perché comunque, come vi ripeto, sfuma molto bene. Secondo me è un prodotto ottimo, mi piace tantissimo e sì, vi consiglio assolutamente questo pennello, non solo per il packaging esterno naturalmente, ma anche per la sua funzionalità, perché comunque è riuscito ad applicarmi blush e illuminante in maniera egregia. Il secondo pennello che fa parte di questa limited edition è il numero 01 Letty Snow Eyeshadow Blender Blush. È questo pennello piccolino, packaging naturalmente molto simile a quello grande, con sempre le setole rosa. È un pennello, vedete, angolato per applicare gli ombretti. Non lo vedo troppo da sfumatura, ha le setole molto morbide come quello grande, però adesso proviamo a ricreare con questo pennello un make-up occhi abbastanza strong. Il prezzo di questo pennello è davvero ridicolo, viene 1,89 euro. Ho già applicato sugli occhi una base, ho messo il correttore e un po' di cipria. E da questa palettina, la Sofix di Make Up Revolution, prelevo Vitamin C, ossia questo giallo, e proviamo a sfumarlo nella piega battendo prima l'eccesso. A parte che questo ombretto è molto pigmentato, ma sto vedendo che il pennello, non me lo aspettavo, sfuma abbastanza bene. Stessa cosa naturalmente la faccio nell'altro occhio. Prendo ora un pizzico di 21, che è questo rosso power, e lo applico sempre nella piega. E vado naturalmente a sfumarlo insieme a Vitamin C, ossia al giallo di prima. Magari faccio anche questa cosa di portarlo un po' verso l'interno. Col Metal Shock di Essence, questo è nello specifico il numero 06 Total Eclipse, vado a diciamo sporcare tutta la palpebra mobile. Mi serve infatti semplicemente una base appiccicosa per applicare il prodotto successivo. Stessa cosa anche la faccio nell'altro occhio e prendo questi glitter sempre di Essence, sono i Get Your Glitter On Glitter Viso e Occhi numero 04. Prendo semplicemente il residuo qui attorno e, avendo questa base appiccicosa, li applico su tutta la palpebra mobile. Con il colore più scuro della palette, in questo caso il marrone Brownies, intensifico semplicemente la parte finale
e porto un pochettino il colore anche verso la sfumatura che abbiamo fatto prima. Devo dirvi che con questo pennello non sono riuscita bene a sfumare come voglio io la parte esterna e continuo appunto la mia sfumatura. Allora, con un pennello da sfumatura sono riuscita, come vedete, a sistemare bene il trucco. Ho anche messo mascara e matita nera semplice off camera. Vi lascio comunque nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato. Proseguendo con la Into the Snow Glow, troviamo poi un fissante per il make numero 01 che purtroppo non ho acquistato perché non ha un buon inci. Ecco, un altro prodotto che avrei voluto provare, anche se non uso tantissimo i lip gloss, è il Sparkly Lip Topper numero 01, ossia un lip gloss da applicare sopra un rossetto. Purtroppo, ragazze, anche questo prodotto, sono sincera, non ha un buon inci in quanto contiene paraffina. Infine abbiamo una palette occhi anche abbastanza completa, perché comunque ho notato che contiene sia eyeshadow che eyeshadow matte di tantissime colorazioni, sia calde che fredde. Una parte infatti contiene per lo più tonalità fredde, tra cui anche un bianco, un celeste, un violetto. La seconda tonalità più scure e calde. Sinceramente di queste palette Essence ormai ne stanno uscendo a profusione. Io non l'ho acquistata semplicemente perché non ha un buon inci, in quanto la maggior parte delle colorazioni contengono dimeticone. Ho comunque fatto vari swatch e ho visto che i colori sono abbastanza pigmentati. Quindi se magari non vi interessano gli ingredienti dei prodotti e vi piace come palette, beh, sinceramente non posso che non consigliarvela. Con questo, ragazzi, è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!